Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel mio canale. Oggi eh, riprendiamo un po' non la serie, perché non, in realtà non l'abbiamo poi così tanto iniziata, ma eh, tra la serie per cui ha senso ancora comprare un iPhone di qualche anno fa. Eh, ma oggi lo andremo a testare in particolare con un iPhone 6, ma questo da Brasile. Sì, come vi stavo dicendo, oggi parleremo di un iPhone un po' vecchio, tra sicurezza, sì, è molto vecchio, è di al dal 2015, in particolare stiamo parlando di questo iPhone 6, ancora senza comprarlo nel 2023, lo vedremo insieme ovviamente, eh, ma prima partiamo dal packaging, eh, allora, molto tempo fa comunque i packaging erano molto molto di eh, qualità. Anche se appunto parliamo comunque del 2015 Ma questo non importa In particolare stiamo parlando di un iPhone da 64GB 64 E un iPhone, un iPhone 6 eh, colorazione oro eh, In particolare possiamo vedere i dettagli In particolare possiamo vedere i dettagli oro Già dalla scritta iPhone qui E anche qua dietro E appunto questa qua La eh, schermata eh, dietro che ci dice che è 64GB di spazio Ma andiamo ad aprirlo subito Allora Subito proviamo l'iPhone qui eh, sopra, un iPhone che a mio parere merita tanto dal punto di vista del design, molto sottile, forse anche un po' criticato da, da questo punto di vista, perché si piega molto molto facilmente. Ma vi devo dire che il design ripaga tra questa eh, fragilità che ha eh, un po' questo telefono. Lui è uno dei telefoni ancora con i bordi, infatti ha appunto il bordo sopra e il bordo eh, sotto, e ancora con il tasto uh, HOME, eh, questo, questo proprio visto di Touch ID. L'occhio eh, di eh, dietro, invece, è molto bello: alluminio con questa mela peggiata e una sola fotocamera come ai tempi eh, era consueto fare. Eh, sotto, jack per le cuffie che non si vedeva comunque da un po'. E poi, vabbè, eh, abbiamo lightning con le casse. Ma cosa c'è altro in confezione? In particolare, dopo la confezione, ovvero questa principale. Trovavamo, eh, vabbè questo qui è l'iPhone, Design by Apple in California, questo è ancora originale, non l'ho mai aperto probabilmente, ho fatto il coso piccosino per prendere sim. Questo iPhone 6, come potete vedere, è scritto in diverse lingue con i classici adesivi e poi anche una volta li mettevano, anche specialmente una volta li mettevano perché non erano ecologici come adesso che non mettono neanche il caricatore e neanche le cuffie se per questo. Eh, infatti, invece qui abbiamo delle cuffie eh, ovviamente le earpods di eh, Apple eh, e il classico caricatore ovviamente qui c'era anche il cavo ma eh, sinceramente non adoro sbatti di, di infilarlo dentro come era messo <ride> da, dall'inizio eh, però devo dire packaging molto studiato eh, a mio parere No, a mio parere è un, un, un dato di fatto che è più ricco rispetto a quello degli iPhone nuovi, in particolare già dal mio iPhone 12. Mancavano le cuffie e mancava il cavo di ricarica, che invece è presente nell'iPhone 11. Questo, secondo me, è un grande plus che ha l'iPhone 11. Anche se poi, dal punto di vista delle funzionalità, è molto, molto simile all'iPhone XS, che proprio ho consigliato in un altro video. Ma andate a vedere quel video. Ehm, e già è qui, già è finita la scatola. Ma mettiamo tutto quanto via. A few moments later. Allora, per essere un iPhone di qualche anno fa vi devo dire che funziona davvero molto bene. È ancora, non vi dico lo scattante al 100%, ma molto molto meglio di alcuni telefoni Android che potete trovare sul mercato anche al giorno d'oggi. Eh, vi faccio un esempio: i telefoni, quelli di bassa gamma, sono veramente lenti. Eh, ma anche media gamba, gamma dipende dalle marche, ora non voglio fare nomi però eh, presentano da un po qualche anno i telefoni si rallentano e cominciano a funzionare davvero molto male invece questo iPhone funziona molto molto bene da quando l'ho comprato ovvero dal 2015 appunto sono passati ben eh, 8 anni quindi eh, potete capire bene che sia le condizioni estetiche che sembrano sembra nuovo a parte appunto per i bordi qui ma il design per sé sembra nuovo ha eh, anche, ah, anche il Touch ID quindi eh, ottimo che non è precisissimo ma io ho un dito che non so perché non mi prende il Touch ID eh, anche quello del nuovo iPad, questo iPad, qui che ho, che ho qui, certe volte me lo prende e non prende, ma è un pro mio problema di, di dito. probabilmente perché eh, un mio amico, appunto, lo, lo prende sempre in qualsiasi situazione. Per quanto riguarda la compatibilità delle applicazioni, allora qui si apre un barco eh, Ci sono molte applicazioni che sono supportate, ancora, ancora molte. Eh, anche se, cioè, ad esempio, banalità notion quello che uso io per prendere appunti per quello che ho fatto vedere anche nello scorso video su come prendere appunti su con iPad ma andate a vedere quel video lì che è uscito eh, venerdì scorso eh, non è disponibile né il sito né, ehm, né eh, l'applicazione eh, per lo più anche alcuni aggiornamenti non sono disponibili anche se alcuni sì dipende d'applicazione applicazione ma stiamo andando nella direzione in cui la compatibilità comunque non è poi così tanto ot eh, ottimizzata ha eh, eh, ah, un iOS 16.6 eh, si sì, 16 vabbè andiamo bene proprio bene 12.6 eh, quindi sono rimasti all'iOS 12 e non ha quindi il 13 eh, ma ehm, a questo punto non so, non so spiegarmi perché perché già dalla con 6s l'hanno aggiornato fino ad iOS 16 e eh, non, non so perché tutta questa disparità di spazio magari eh, questa disparità di aggiornamenti, ma li aggiornarlo fino ad iOS 14 per dirvi, se non sarebbe stata un'idea più eh, intelligente anche se devo dire ho oh, un iPhone, no, un iPhone 6, s un iPhone S di prima generazione che è stato aggiornato ad iOS 16 e sì, funziona molto bene. Ma comunque, secondo me, sarebbe stato meglio limitarlo ad un iOS 15, perché sarebbe stato molto più scattante e molto più veloce. Non, non è che sia lento, però. Ehm, ogni tanto qualche bug lo presenta, proprio come lo presenta lui. La batteria che vi devo dire, eh, non dura quasi niente, ma questo probabilmente è dato anche dal fatto che. Eh, non, lo, non lo uso mai, mai, ovviamente è sempre o qui sotto o qui sopra a prendere la polvere. Poverino, eh, lo so, eh, mi dispiace per lui, ma ho altri iPhone a, da usare. Probabilmente quindi, anche, anche per quel, quel motivo lì, ma non vedo perché comprare un iPhone 6 nel 2023, a questo punto, eh, a questo punto prenderei un iPhone XS. Ma qui con me non ho solo un iPhone 6, ma ho anche un iPhone 6 Plus qui dietro iPhone 6 Plus in colorazione grigio siderale, anche lui è da 64 GB E vi devo dire, allora, c'era il bianco che aveva queste cornici bianche con schermo in contrasto così, che a me sinceramente non faceva proprio impazzire, mentre abbiamo il nero che si va a confondere tutto quanto. Eh, allora, è, è un padellone questo praticamente, è come gli iPhone uh, Max di adesso, l'iPhone 15, 16, sì, beh sì. È come l'iPhone 14 Pro Max per dirvi Forse un po' più piccolo eh, Ma comunque è un padellone Lui si tiene bene in mano È quasi al pari di un iPhone eh, Forse leggermente più grande di un iPhone eh, iPhone 12 mini o iPhone eh, 13 mini eh, Ma ovviamente l'iPhone 13 mini è tutto quanto schermo Lui invece non eh, ha appunto questi, questi bordi qui Lui invece eh, come dimensioni Siamo più o meno come, come il mio iPhone non, quasi 12 non è proprio non è proprio uguale, ma comunque anche lui con le dimensioni se la cava. E voi vi chiedete che senso aveva di comprare un iPhone Plus al tempo quando andavo di moda i telefoni piccoli. No, perché magari la gente che portava gli occhiali o comunque li portava in un determinato tempo, in periodo. Quindi magari quando stavo solo a solo leggere, davano una, una vista al volo senza doversi mettere gli occhiali, perché appunto le scritte sono molto più grandi. Ma ora eh, vi faccio vedere, ad esempio, le, 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 le dimensioni eh, qui. Ha eh, questo poco, poco più di spazio e di larghezza, invece eh, è leggermente più largo, neanche a dire troppo. Eh, come dire, i retri sono spettacolari. A mio parere, anche se preferisco i l'oro eh, dell'iPhone 6 eh, standard, appunto, ma eh, la colazione eh, digitale comunque è anche molto, molto bella. Eh, loro, loro già dotati di eh, fotocamere a. Ah, 12 megapixel per quanto riguarda il posteriore, ma non posso registrare video in 4K, massimo in Full HD. Posso registrare anche eh, timelapse e eh, slow motion fino a 240 frame. E invece c'è una fotocamera frontale che a mio parere fa abbastanza schifo. Eh, vabbè, eh, non che le fotocamere frontali di iPhone siano facciano, facciano poi così belle, anzi, forse nell'ultimo periodo diciamo, stiamo vedendo un cambiamento dal punto di vista delle fotocamere. Eh, in particolare, già dall'iPhone XS cominciamo a vedere un cambiamento, ma qui sono, non, non sono proprio il top. Anche se invece la fotocamera posteriore eh, ha secondo me un buon dettaglio ancora per quanto riguarda le luci eh, durante il giorno, mentre eh, di notte si perde completamente. Eh, come riguarda eh, entrambe hanno fotocamere praticamente identiche, ma ora vi metterò anche qui da qualche parte eh, qualche foto che hanno fatto sia al buio sia. Durante il giorno, um, ma che dire, comunque, questi sono due iPhone che a mio parere presentano un design ancora spettacolare. Sono molto validi, ma non vi sento di consigliarvi non sento di consigliarveli per, eh, comp per comprarveli, appunto. Eh, perché, per quanto si possano essere belli, sì, sono un pezzo di design. È un iPhone comunque molto vecchio. Piuttosto andrei su un iPhone 8, uh, 7, neanche più, perché anche lui comunque sta diventando vecchio. Ma fatemi sapere anche la vostra nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e non perdetevi altri video che usciranno comunque durante questo periodo. Uh, ogni martedì e ogni venerdì, può capitare che magari certe volte ve li carico un giorno dopo, o, o comunque non eh, proprio a mezzogiorno. Ma sempre questo è l'orario. Ci vediamo al prossimo video e ciao ragazzi.